Cominciati i primi 25 minuti. Intanto vediamo adesso questo tiro diretto che potrebbe essere molto molto interessante a 3:43 dal termine del primo tempo. Paghi, contrognata centrale, sulla ribattuta non schiaccia, è la conclusione al lato. Mario Rodriguez perde la sfera con questo passaggio lungo linea. Casas va a segnare a 18 secondi. Forte De Marmi in vantaggio con Marti, Casas, Lozano. Si ricomincia 25 minuti di gioco effettivo. Danna batte per l'Edil Fox. Ambrosio, respinta. Ambrosio ancora, bastone di Saitta. Con la forte De Marmi che ha fallito questo rigore. La conclusione di Saavedra che poi viene bloccata dal portiere del Forte De Marmi. Paghi si imposi di spera, però ha già chiamato il time out. Vediamo l'attacco del Forte che va a realizzare, difende e poi conclude con una steccata sulla destra il numero 5 Federico Gabriel Ambrosio, raddoppio per l'Edil Fox. 9 minuti scarsi da giocare questo secondo tempo. La formazione di Paghi è sotto per 2-0, ma finisce in gol il tiro di Rodriguez, forse la deviazione di Fantozzi a 8:46. Diamo il gol a Fantozzi. Casas conclude esterno della rete. Ancora Saavedra, si corre. Rete di Casas che questa volta non fallisce, in fila sulla destra. A 2 minuti e 15 Casas porta a 3 le reti del Forte De Marmi. Applausi qua al impianto polivalente di Via Mercurio. Forte De Marmi si impone per 3-1 sull'Edil Fox.